Passiamo adesso alla domanda D. Con quanta forza andrebbero tirati tre blocchi, sempre per 4 secondi, affinché raggiungano la velocità finale di 6 metri al secondo? Questa è la situazione, carrello, partenza da fermo, massa tripla, infatti il carrello è carico, e raggiunge la velocità finale di 6 metri al secondo dopo 4 secondi di corsa. La forza costante con cui noi spingiamo il carrello è l'incognita. Questo problema si risolve sempre nello stesso modo, cioè con le due formule. Una rappresenta la seconda legge di Newton, cioè la legge fondamentale della dinamica, e l'altra rappresenta la definizione di accelerazione. Ricordiamo che in assenza d'attrito la forza con cui spingiamo il carrello è anche la forza totale, quindi per trovare F' basta trovare la forza totale con la seconda legge di Newton. Quindi dobbiamo moltiplicare la massa, 3m, quindi 15 kg, per l'accelerazione del carrello. Accelerazione che non conosciamo ma che ricaviamo con la definizione. Siccome il carrello passa da 0 a 6 metri al secondo, questa è la variazione di velocità, 6 metri al secondo, in quanto tempo 4 secondi, quindi l'accelerazione è 1,5 metri al secondo quadrato. La sostituiamo qui, moltiplichiamo per 15 kg e troviamo la forza totale 22,5 N. La forza totale è anche la forza con cui noi spingiamo, infatti ricordiamo che le altre due forze erano la forza peso e la forza vincolare che si annullavano. Il risultato è intuitivo perché nel caso precedente la forza era di 15 N e la velocità finale di 4 metri al secondo. Adesso noi vogliamo che la velocità finale sia di più, sia 6 metri al secondo. E quindi a parità di tempo, 4 secondi, tempo di esercizio della forza, sarà necessario avere una forza più intensa per far raggiungere al carrello una velocità finale maggiore, 6 metri al secondo contro 4 metri al secondo. E infatti la forza con cui noi dobbiamo spingere adesso è maggiore, 22,5 N, maggiore di 15 N.